Ed essere genitori non è semplicemente un fatto fisiologico, si è papà, si è mamme del mondo intero, della nuova generazione, di coloro che vivono nel disagio e nella difficoltà. C'è un passaggio molto bello dove Gesù stesso dice: guarda, la tua mano destra non sappia quello che fa la sinistra, dare il bene senza dichiararlo e forse neppure senza in qualche modo pretendere che la persona che riceva possa corrispondere. Va bene, credo che tutti noi ci siamo capiti e sappiamo il modo con il quale non solo ringraziare il buon Dio per tutto il bene che ci fa, nonostante le nostre cattiverie, nella nostra onestà noi lo sappiamo, ma soprattutto per tutto il bene che ci dona di fare nella maniera più gratuita, più pulita, più limpida, senza nessun interesse. E allora davvero possiamo sperimentare che cosa significa vivere da uomini salvati, come questo storpio che ha avuto il desiderio, che ha intuito la presenza e si è ritrovato sano, pulito, santo. Questo è l'augurio che il Signore, sono convinto, vuole augurarci. Quello che i santi hanno sperimentato e che anche noi possiamo sperimentare nella nostra vita.